Ciao a tutti ragazzi, siamo a Londra e il viaggio è partito abbastanza male perché c'è stato lo sciopero e il mio volo è stato cancellato, quindi ho raggiunto loro a Pisa e adesso siamo a Londra, si muore di caldo e niente, adesso siamo a King's Cross e andiamo allo store di Harry Potter e non vediamo l'ora e niente, andiamo. I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? Abbiamo appena finito di fare cena e adesso siamo ancora a King's Cross, mi sono fatto una foto bellissima che vi posterò qua e qua c'è Camilla che fa le foto e niente, adesso sta facendo veramente molto freddo quindi tra poco torniamo in hotel anche perché c'è bisogno di una doccia e poi niente, credo che andremo a dormire molto presto oggi, però prima con Ludovica dobbiamo vedere The 100. Sì, assolutamente. Sì, dopo facciamo una reaction nei vlog e nelle storie. Assolutamente. Buongiorno a tutti ragazzi, secondo giorno a Londra e oggi andiamo a St. Paul Cathedral e quella zona. Ieri poi non abbiamo continuato niente, però abbiamo visto The 100 e sul mio vlog. Cioè, in realtà non è stato sul mio vlog. Sì, sì, c'è cioè, la nostra reaction quasi in diretta. Cioè, non è stata una puntata così degna di nota, però noi aspettiamo sempre il bell'arte. Sì, sempre. Ci si spera almeno. Auguri. Ci si spera. Comunque oggi ci aspettano 36 gradi probabilmente, anche se adesso si sta relativamente bene e non siamo pronti a tutto questo. Cioè il caldo veramente è tremendo, cioè forse è peggio dell'Italia. Secondo è me molto sì. Peggio dell'Italia. In hotel soprattutto. È una cosa assurda. E comunque niente, adesso qua sopra di noi c'è St. Paul che non avete visto ma va bene. E niente, adesso continuiamo e giriamo e vediamo. Siamo sul Millennium Beach, quindi subito Harry Potter. E dietro di noi c'è St. Paul Cathedral che è bellissima, però è poco centrata, quindi è poco fotogenica per quanto mi riguarda. È poco centrata. Sì, è vero, cioè secondo me dovrebbero spostare qualcosa perché è troppo brutto. E niente, adesso forse andiamo al Tate. E poi se Ludovica e Camilla ce lo permettono, forse. Andiamo al Tate. Forse, e poi andiamo al Globe. Questi nemici dell'arte. So I guess I'm one of them. Don't you know? Siamo sotto lo shuttle in questo momento e siamo andati al Globe e sempre qui. E adesso io sto morendo di fame sinceramente, quindi in teoria dovremmo andare a cercare qualcosa da mangiare. Cibo? Sì, assolutamente. E salutando. Ciao! E poi boh, dobbiamo fare dopo pranzo in parte. Storia di Londra? Lo dico dopo. Gold, I fell for fools. Gold, what did I know? What did I know? I fell for fools. Gold, I fell for fools. E niente, adesso stiamo qua un po' in giro e poi andiamo. Andrea, scompare dietro di me. E poi andiamo in centro probabilmente a fare non si sa che cosa. E poi andiamo al park. E quindi il caldo è ancora troppo. Si muore letteralmente. Perché noi siamo ai Caraibi, non a Londra. I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? I fell for fools, gold. I fell for fools. Siamo arrivati a Kensington Palace, che è
qui ed è meraviglioso, e là c'è lo stato di Vittoria. E io e Luda abbiamo appena affrontato una battaglia con i piccioni, è stato sul tremendo. Sul mio blog trovate tutto, link tremendo, nelle schede, tremendo, nell'info box. Mentre loro due ci ignoravano, non ci hanno salvato. Non ci avete salvato. Siete delle persone orribili. Bruttissime, bruttissime. Si chiama selezione naturale. Senti, io ti maledico. E il sole continua a picchiare tantissimo, infatti io sto letteralmente grondando. Sì, siamo tutti traslucidi, cioè proprio illuminante effetto naturale. È assurdo, è veramente assurdo. E adesso andiamo ai giardini, che io ci ero entrato anche l'anno scorso, sono bellissimi, cioè bellissimi, sono carini da vedere. E poi andiamo al park, poi non lo so, io spero solamente che scenda un po' la temperatura, perché il sole è veramente forte e poi con la mia pelle chiara penso che tornerò a casa completamente rosso e ustionato, però vabbè. Andrea fai da acchiappa scoiattoli. Eccolo. Ciao, come ti chiami? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ragazzi, comunque sembra che siamo in vacanza solo io e te, ci sono solo io nei tuoi vlog. È vero, voi non siete mai presenti. Ma noi siamo intenti a fare altre cose. Sì, certo. Che fate? Comunque questo è il primo giorno di Yalk e la situazione è che abbiamo una valigia piena di libri, cioè io e Camilla abbiamo una valigia piena di libri. Loro invece fanno i signori e hanno tipo un libro a testa. No, io ne ho 5 oggi, vado leggera. Invece io e Camilla abbiamo tipo quanti? 12, 11? Io 11. La situazione è bruttissima. E comunque niente, siamo appena arrivati dove si terrà lo Yak. E poi adesso andiamo a fare colazione e poi entriamo e io non vedo l'ora. È la mia prima volta allo Yak, quindi cioè sono troppo eccitato all'idea. E quindi niente, adesso andiamo a fare colazione perché sto morendo di fame. Quindi ci vediamo dopo. Siamo appena entrati e troppo. Comunque dicevamo, fortunatamente si respira e quindi si sta bene, quindi è top. E niente, adesso saliamo. Siamo entrati ed è tipo un sogno letteralmente. E ora io e Camilla dobbiamo spiegarci perché c'è la sessione fotografi con la Green. Quindi dobbiamo spiegarci. They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? I fell for fools. Don't you know I'm living in
Primo giorno di Yalk finito e è stato veramente bellissimo, ma veramente bello, ci siamo accaparrati di tutto, cioè il pudore veramente non l'abbiamo mai conosciuto probabilmente. Citando il mio vlog, tu hai detto che cos'è? Si mangia. Si mangia. E per quanto riguarda Hamilton, che avete visto appunto prima la clip, è la persona più dolce del mondo, io l'amo tantissimo e non lo so, veramente è fantastica. E è stata pure la foto di gruppo. Dolcissima. Niente, è stato un primo giorno veramente veramente pienissimo. Io non vedo l'ora di buttarmi dentro a una doccia. Sta per piovere per la felicità di Ludovica. Che diavolo era? Non lo so. E niente, adesso andiamo a prendere la metro. Dobbiamo andare all'hotel perché ecco, siamo carichi che voi non potete nemmeno immaginare. E poi andiamo in centro e andremo a mangiare. E niente, quindi ci sentiamo dopo, speriamo che non piova nel tratto per raggiungere l'hotel almeno. E niente, quindi ci vediamo dopo. Siamo appena arrivati a Piccadilly e io quando arrivo a Piccadilly, cioè per me è tipo la vita, è troppo bella, siamo a Londra, finalmente. Sì, è vero, siamo sempre secondo noi due. Per questo video ci saranno i commenti, ma quindi state insieme? Però ci saranno anche loro due, eccoli, Camilla e Andrea. A volte ritornano. E niente, Londra, bellissima. E adesso andiamo a mangiare. Ragazzi, si mangia e la cosa è... food porn assurdo. Andrea se la sente caldissima questo coso. Buongiorno, secondo giorno di Yalk e oggi siamo solo soletti. Noi, boys. Noi, esatto, le femmine ci hanno abbandonato, le donzelle sono rimaste a casa. In verità siamo venuti prima perché la mattina presto mettono le copie della Bardugo autografate, quindi dobbiamo prenderle e poi ci raggiungeranno anche Camilla e Ludovica. Non c'è tanta fila, quindi meglio, perché io avrei fatto a botte per quelle copie. Possiamo quindi riuscirci. E niente, adesso entriamo e poi vi faremo vedere. Stamattina c'è l'incontro con Alexander Cristo e non vedo l'ora. E quindi niente, dopo vi faremo vedere. Come non detto, la fila era dentro. Quindi speriamo di riuscire a prendere le copie, ma la vedo molto dura, molto. Siamo riusciti a prendere le copie della Bardugo. Cioè io non l'ho prese, però Andrea sì. Io ho preso. E poi Curryborn. E niente, adesso siamo qua seduti comodamente aspettando Ludovica e Camilla e poi vediamo che cosa fare. A parte che ora è perché io alle 10 c'ho il coso della... Le 9.35. Ok. E alle 11.45 c'è la clip di The Darkest Minds che devo assolutamente ricordarmi di andare a vedere. E niente, adesso siamo qua comodi e poi vediamo. Finalmente Ludo e Cami sono arrivate dopo ore e ore e ore. Eh sì, e ora siamo in fila per la Cristo. E niente, c'è parecchia fila che ho fatto io. È giusto. E niente, adesso facciamo trovare questi e poi continuiamo a fare i giri. Di tutto, poi tra l'altro oggi c'è sta la clip di Darkest Minds che io devo assolutamente vedere. E niente, continuiamo questa fila sperando che finisca presto.
Ok, ci è appena passato davanti alla faccia Ramsey. Cioè, sono Ramsey di spalle. Vabbè, ma poi così c'è in mezzo alla fila. Cioè, è stato... Ho la pelle d'oca. Pelle... Guardate così, tipo... Assurdo. E succede anche questo, gli altri, sì. Eh sì. They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? What did I? Buongiorno, quinto giorno a Londra, penultimo per me, per loro no, ed è il primo senza lo Yalk, che ne sentiamo la mancanza tantissimo. Mi manca Sasha! E comunque adesso siamo a Trafalgar Square, siamo andati alla National Gallery, ha smesso di piovere e quindi perfetto. Potete vedere sul blog di Andrea la corsa che abbiamo fatto noi due per raggiungere la metro, mentre le signorine c'erano un ombrello, carine, tranquille. È stato tremendo, stamattina è stata veramente un'alzataccia molto brutta. Io ho dormito 7 ore e mezza. E io non ve lo dico cosa ho fatto stamattina, però è stata una cosa molto bella. Comunque niente, adesso non so esattamente dove sta. Non so, in centro? Sì. Sì. Quindi sì, andiamo a questo. E quindi niente, adesso ci incamminiamo per il centro. Siamo arrivati a Piccadilly Circus e ovviamente adesso tappa la Waterstone perché è obbligatoria, cioè 100%. Quindi adesso entreremo, sta cominciando a piovere. E beh, perché ci invita ad entrare. È ovvio. E quindi entriamo la Waterstone. Eccola! Finalmente, finalmente. Le lacrime più totali. Ah, scusa, vieni. Don't you know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? Ciao a tutti ragazzi, sesto e ultimo giorno per me e io sono tristissimo perché state da parte e mi mancherete tantissimo. È una giornata triste. Comunque abbiamo appena visto il cambio della guardia, più o meno. Visto? A metà? Più o meno. E adesso siamo al St. James Park
e niente. Sta proprio vigilando, sì. E tutto, è da quando siamo svegliati che Ludovica dice: una bella giornata, si sta bene. E poi piove. E Andrea ha detto: oggi non piove. E invece dobbiamo piove. Stare zitti, ragazzi. Sì, io ve l'avevo detto. E niente. Oh, sta uscendo il sole. Meredith Grey è con noi. E niente, io ho un po' di mal di pancia. Va bene. E oggi non so esattamente cosa faremo, cioè non ho ben capito come struttureremo la giornata, però la struttureremo in qualche Andrea, modo. Ecco Andrea che ha finito il suo momento super quale. No, lo devo rifare. Saluta Andre. Ciao, devo rifarlo. Sperato. E niente, adesso proseguiamo per il parco e poi vedremo cosa fare. La regina era a casa comunque, sì. La mia Queen Elizabeth era a casa. Andrea è felice oggi. Strano, va bene. Lui è sempre, è sempre felice. E niente, ci vediamo dopo. Mi manca Sasha. Lo ripete più o meno ogni 5 minuti, più o meno. Siamo sotto Westminster, che è meravigliosa. E là c'è impacchettato il Big Ben, che è, sì, è impacchettato alla grande. E fa veramente strano, perché fa strano, cioè, pensare che lì sotto c'è quella meraviglia e che per 4 anni nessuno potrà vederla. È bruttissimo. Siamo al parco e io tra 10 minuti devo abbandonare tutto. Devi andare. E sono tristissimo, quindi niente, salutate. Mi mancherete tanto. Torna presto, ci vediamo presto. Sì, che tristezza. Comunque beh, noi ci sentiamo dopo, però volevo farvi salutare anche loro. E quindi sì, ci sentiamo quando sarò all'aeroporto. Did I know I fell for fools? Torno da Londra, infatti sono a casa. Ieri non sono riuscito a registrare perché sono andato molto 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 di fretta. Ho avuto tantissima paura di perdere l'aereo. Un attimo, veramente ero impanicatissimo e ero stravolto, quindi non mi sembrava il caso di mettermi a registrare mentre stavo andando a prendere l'aereo. Tra l'altro mi ha fatto 20 minuti di ritardo, no, di più, un'ora di ritardo. Sono atterrato con un'ora di ritardo a Bologna e ecco, è stato sfiancante il ritorno, devo ammetterlo. È stato veramente sfiancante, anche perché sono tornato poi a casa tardissimo e quindi non avevo proprio la faccia per mettermi davanti al video e non spaventarvi. E niente, la mia esperienza a Londra, allo Yalk in particolare, è finita. Io ringrazio tantissimo Ludovica, Andrea e Camilla per questa avventura meravigliosa. Davvero grazie, grazie, grazie. Mi mancate tantissimo, ragazzi, veramente tanto. Lo Yalk è stato bellissimo. Comunque farò un video in cui ne parlerò, vi farò vedere che cosa ho preso. E c'è anche una sorpresa per voi che vedrete prossimamente. E niente, questo è tutto, spero che questo vlog vi sia piaciuto, non ho idea di quanto sarà lungo, non so se sarà diviso in 2 parti o meno, però questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!